modello, non certo un modello Michael Moore per fare un pamphlet cinematografico contro va bene, siccome diciamo che un po' con Lizzani, contro la Democrazia no, Cristiana, quindi so benissimo come si costruiscono queste comette dentro, con quale malizia si possono costruire. Sì, però non mi ha ancora risposto allora, alla domanda, cosa c'è di così intollerabile? Perché in fondo no, ognuno ha il diritto C'è di intollerabile la faziosità. Allora, la faziosità è una cosa faziosa, Si comincia col sindaco dell'Aquila, ma il sindaco dell'Aquila sembra un marziano, invece il sindaco dell'Aquila ha sempre partecipato ai comitati, è sempre stato presente, ha sempre fatto, ha sempre detto. C'è questo articolo, articolo 71 che stanzia dei miliardi per il rifacimento del centro storico dell'Aquila e il sindaco lo dovrebbe sapere. Quindi fazioso, scusi se ci stiamo perdendo. Il sindaco dell'Aquila come una persona che non sa nulla, l'uomo che non c'era, invece è un sindaco che c'è e deve fare. Sabina Guzzanti. No, questo io speravo che avesse degli argomenti. Ma quella non è dipinto in nessun modo. Faccio un esempio. Il sindaco dell'Aquila. Vogliamo fare l'esempio degli intervistati. Lascia finire. Il sindaco dell'Aquila, mia sera, una delle prime sere a deserte, è una scena che io considero molto poetica. Ho visto all'inizio, no? In apertura. Non è quasi una scena in cui nessuno fa nessuna figura, è una scena che ti dà la sensazione di una città fantasma con questo silenzio che è impressionante. Senta, Sabina, nel suo film ci sono molti intervistati che Berlusconi parlano bene di Bertolaso, che cosa non l'ha convinta? Visto che, ma io non è che devo essere convinta, credo che siano delle testimonianze, anche quelle interessanti, sto guardando il film, per come ne parlo, ognuno ci può vedere quello che vuole, poi appunto il fatto che è importante incontrare queste persone perché davvero spesso, io considero fa questo governo, che quasi non riesco a capirli, mentre invece conoscendoli e avendo la possibilità di parlarci e di ascoltarli... E cosa hai capito? Ho capito a loro, se non altro, e ho smesso di pensare ai miei concittadini come dei mostri, ho capito che ci sono delle ragioni che sono varie, che non so se adesso abbiamo avremo modo di parlarne. Hanno parlato male di questo film nell'ordine il Presidente del Consiglio Berlusconi, il Ministro della Cultura Bondi, il Capo della Protezione Civile Bertolaso, il Ministro del Turismo Michela Brambilla. Ecco, lei che condivida sostanzialmente l'opinione che loro hanno espresso, ma è perché un film che critica il potere politico alla fine è un film anti-italiano? Ma dipende da che uno può anche criticare il potere politico, nessuno proibisce di criticare il potere politico, abbiamo visto tanti film che criticano il potere politico, ma devo dire un film così pervicacemente. Ma fa male a Berlusconi, al governo, un film di questo genere che viene proiettato? Fa male all'Italia, non fa male a Berlusconi, al governo, perché Berlusconi e il governo sono abituati a queste campagne di stampa, le abbiamo viste sia in Italia sia anche da parte della stampa straniera. No, fa male all'immagine d'Italia, poi presentarlo... Il film della Guzzanti, presentarlo, no? Perché in realtà certo, commercialmente, è stata una grande pubblicità, no? Ovviamente, Guzzanti. Perché in Italia sì, penso che sarebbe andato bene comunque. In Italia c'è ovviamente una parte di pubblico che vive di anti-berlusconismo, no? Che se tutti i giorni non legge sui giornali un articolo contro Berlusconi sta male, è una piccola parte del paese e vabbè, questo film accontenta queste persone che quando vanno al cinema escono tutte contente, soulagé per questo film. Le persone escono da te disperate, alcuni piangono a dirotto. Io dico è che un ha film fatto che, male all'Italia che questo ci, film. Diciamo che su chi ha fatto male all'Italia io sono offeso per avere visto l'Italia rappresentata come un paese dove non c'è la libertà, quello che succede in questo paese, ma dov'è che non c'è la libertà in Italia? Dov'è che c'è la deriva autoritaria? Ma quale deriva autoritaria? Ma non esiste deriva autoritaria, vi blocco un attimo perché avremo modo adesso di parlare. Siamo qui stasera, c'è lei, ci sono sì, io, beh, c'è beh, la certo, Gruber, meno male. Siamo qui perché parliamo tranquillamente. Soltanto che lei pensa che io quello che faccio io sia vergognoso e che diffami il paese, non è una situazione normale.
anche lei nel film dice che quello che pensa e che fa Berlusconi sì, è vergognoso e diffama il paese. E Berlusconi, io quando faccio vedere dei filmati di Berlusconi. Sul suo film. Io mi baso sul suo film. Ma il mio film fa lei vedere dei pezzi, film, dei filmati di Berlusconi. Quali, cioè quando Berlusconi va dagli operai e gli dice che quello l'ha detto lui. Io il razzista è molto volgare e molto pesante, all'estero trovano che sia molto volgare. Sono appena stata e le assicuro che ho parlato con i giornalisti di tutto il mondo e la domanda per un uomo così volgare. Non si capisce niente se parlate tutti e due contemporaneamente. In Italia si è fatto un grande scandalo. Che sia Presidente del Consiglio, perché poi non può fare tutte le battute volgari che vuole, ma se le fa da Presidente del Consiglio insulta le istituzioni e questo non lo tollero. Non lo tollero. Adesso vi faccio vedere il punto di Paolo Pacciato, un ritratto di Sabina Guzzanti che non si occupa solo di cinema. Vediamo il punto. Satira teatrale e televisiva, nonché regista di lungometraggi, dichiara che l'obiettivo dei suoi spettacoli è quello di ironia i difetti e i vizi. Dopo essersi diplomata all'Accademia di Arte Drammatica e aver esordito in teatro accanto al fratello Corrado, Sabina diventa popolare. La serie televisiva più recente, Rai Hot, fu solo una querela di Mediaset. Sono memorabili le imitazioni che Sabina Guzzanti ha fatto di alcune donne come Moana Pozzi. Lei le definisce un trucco comico e drammaturgico per disvelare la natura di quell'unico soggetto che le sta davvero, che lei chiama sbrigativamente potere. Da quando è stata espulsa dal circuito televisivo della Rai, si è presa le sue rivincite con il successo delle tournée teatrali e con il cinema. Viva Zapatero e Le ragioni dell'Aragosta sono stati accolti con entusiasmo a Venezia e hanno collezionato molti premi. Dracula sembra avviato sulla stessa strada. La biografia sarebbe incompleta se non ricordasse anche gli insuccessi, come quel 18° posto al Festival di Sanremo del 1995, dove Sabina Guzzanti portò un'improbabile canzone intitolata significativamente Troppo Sole. Berlusconi gli... Ecco, questa battuta, Berlusconi ha vinto le elezioni, gli italiani le hanno perse. Subito dopo la pubblicità chiederemo a Sabina Guzzanti.